tutti, è tardi, certamente, però ho appena avuto alcune verifiche, ho fatto alcuni commenti con alcuni vigili del fuoco, mi hanno chiamato e mi hanno messo al corrente di una situazione che in questi minuti proprio sta girando sul web e che ne ritengo necessario mettere a fuoco, perché per l'ennesima volta ci troviamo di fronte a balle raccontate e a deformazione della realtà. E francamente, anche se è tardi, anche se magari qualcuno a quest'ora ha più intenzione di andare a letto che non a mettersi ad ascoltare sottoscritto in Facebook in diretta, le cose vanno chiarite, vanno dette in maniera chiara, altrimenti ne ho pieni i coglioni dei soliti cialtroni che vanno e raccontano balle mistificando sui vigili del fuoco. Allora, il fatto in che cosa consiste? Questa sera si è chiuso in commissione alla Camera, ho raccolto subito le informazioni, ho rimesso tutti i birilli al posto in modo tale da poter spiegare e da poter dare anche le debite informazioni a tutti, raccogliendo tutte le informazioni del caso. Questa sera alla Camera si è chiuso il lavoro in commissione del decreto rilancio, quello dei 55 miliardi che è diventata un'altra manovra finanziaria. All'interno di questo decreto c'erano degli emendamenti, anzi c'era un emendamento che riguardava i vigili del fuoco. Questo emendamento alla fine non è entrato nel provvedimento di legge. Immediatamente è uscito questo signore, di cui veramente ho vergogna anche di averne fatto conoscenza in passato, perché dico ho incontrato poca gente, ma che racconta cialtronaggini come quelle che leggo e quelle che continua a dire veramente poche. È Carlo Sibilia, il mancato sottosegretario dei vigili del fuoco, che scrive: Vigili del Fuoco, la Lega ritira firma per l'aumento degli stipendi. La Lega anche stavolta l'ha buttata in politica e a pagarne le conseguenze sono i Vigili del Fuoco. Sulla pelle di questi ultimi, in quinta commissione, che per i noi addetti ai lavori la commissione bilancio, si è consumato l'epilogo di una battaglia fine a se stessa, senza vergogna. Tutti eravamo trasversalmente d'accordo per assegnare finalmente le risorse già previste in finanziaria per adeguamento stipendiale del corpo, ma i deputati della Lega hanno ritirato la firma, determinandone la bocciatura dell'emendamento che prevedeva già a luglio l'incremento degli stipendi dei vigili del fuoco. Una gravissima responsabilità che non trova ragioni se non quella di remare contro gli interessi del nostro corpo dedito alle emergenze. Tutti siamo bravi a riempirci la bocca sul loro eroismo, sulla loro competenza, sulla professionalità, salvo poi scappare dalle responsabilità nel momento della decisione. Chi scrive queste cose scrive delle emerite castronerie e adesso vi spiego anche qualche dettaglio. Innanzitutto, noi in questo momento siamo in opposizione, la Lega è in opposizione, il sottoscritto, purtroppo, per me è stata una bella esperienza, non è più sottosegretario. Al Ministero dell'Interno, innanzitutto, non c'è neanche un sottosegretario delegato ai Vigili del Fuoco. Che cosa accade? Nel momento in cui viene fatto un decreto legge, il governo decide che cosa mettere all'interno di questo decreto, cioè decide quali sono gli argomenti e quali sono i finanziamenti che devono esserci messi. Il decreto legge di cui stiamo parlando è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2020 ed è il cosiddetto decreto rilancio, senza all'interno una sola parola che riguardasse i vigili del fuoco. Successivamente vengono presentati nella fase di approvazione, vengono presentati in commissione gli emendamenti. Badate bene, esistono differenti gradazioni di possibilità se sei in maggioranza o se sei in opposizione, o nel caso specifico, se sei il governo o se sei il cosiddetto relatore. La figura del relatore, quella che governa il provvedimento di legge, può decidere se mettere e presentare un emendamento. Il governo è chi fa il provvedimento di legge e decide, come dicevo prima, che cosa metterci dentro. In questo decreto legge 19 maggio 2020 nulla che riguardi i vigili del fuoco, quindi. Appare un emendamento presentato dal relatore, e andiamo a prenderlo subito, che è il numero 84.014, più o meno un mese dopo, stiamo parlando della fine del mese di giugno, intorno al 20, quei giorni lì. Questo emendamento contiene le norme di legge che servirebbero per dare corso all'attribuzione ai Vigili del Fuoco dei 165 milioni inseriti dal governo in finanziaria per poter passare all'equiparazione, che sappiamo si raggiunge 216 milioni, però intanto va bene così. Badate bene, decreto 19 maggio 2020, niente. Il relatore, ovvero colui che è di maggioranza, uno dei tre, sono tre relatori di maggioranza,
uno del Partito Democratico che è l'onorevole Melilli, uno del Movimento 5 Stelle che è l'onorevole Misiti e l'altro dell'onorevole Maratin di Italia Viva, presentano un emendamento. Questo emendamento, essendo ovviamente fatto di maggioranza, si presuppone che passi. Non ci sono dubbi, la maggioranza alza la mano e lo fa passare. Peccato che viene fatto in maniera tanto incompetente da risultare incompatibile con la legge, viene dichiarato inammissibile. Si badi bene, il presidente della Camera non è della Lega e la maggioranza di governo non è della Lega. Se la maggioranza presenta un emendamento e il suo stesso emendamento viene dichiarato inammissibile dagli uffici della Camera dei Deputati e nessuno vada a tirare fuori il presidente, questo, quello e quell'altro, dagli uffici della Camera, significa che è stato fatto un qualcosa da incompetenti, perché lo mettevi già dentro nel decreto legge quando l'hai fatto e nessun problema. Però se lo dimenticano e fanno l'emendamento che viene dichiarato inammissibile. Qualche giorno dopo ne ho conoscenza e mi risulta, cosa di cui ho avuto conferma, che viene richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i gruppi presenti nella commissione bilancio, maggioranza e opposizione, di una richiesta di riammissione dell'emendamento quando anche inammissibile, quando anche dichiarato inammissibile. Si badi bene, se è inammissibile o inammissibile non è come un processo che al primo grado, al secondo grado, al terzo grado, la Cassazione, eccetera, eccetera. È evidente che occorre una volontà politica che può superare qualsiasi limite. L'emendamento, la richiesta di riammissione viene sottoscritta da tutti, a partire dal gruppo della Lega. L'emendamento quindi riprende la sua strada e si arriva alla seduta di oggi. Anzi, prima ho dimenticato un passaggio. L'emendamento presentato dai relatori viene dichiarato inammissibile, si badi bene, nella seduta del 20 giugno 2020, quindi esattamente giovedì scorso, giovedì o venerdì scorso. Leggo direttamente, vediamo un po' se si vedono le immagini in maniera corretta. Questo è il cosiddetto speech dell'inammissibilità, lo specchietto che riporta l'inammissibilità. Emendamento 84.0 volto a determinare, anzi a rideterminare la disciplina del trattamento economico del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di contenuto sostanzialmente analogo agli identici emendamenti dell'onorevole Zardini 260.01, Miceli 260.03, Maurizio Cattoi 260.06. Si badi bene, già dichiarati inammissibili nella seduta dello scorso 8 giugno. Cioè, quando anche erano già dichiarati inammissibili nella seduta dell'8 giugno, questi presentano l'emendamento del relatore e fanno ancora gli stessi errori. L'errore dove sta? Sta nel fatto, e questa è una verifica che ho potuto fare già questa sera, che il decreto ovviamente ha una sua omogeneità e uniformità di materia. Stiamo parlando del Covid. Ci mettono dentro l'equiparazione dei vigili del fuoco, che c'entra come i cavoli a merenda. Poi lo riformulano e cercano di dargli una giustificazione, che ovviamente viene a trovarsi in contrasto con il Ministero delle Finanze. Si badi bene che è dal 24 del mese di aprile che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha trasmesso al Ministero delle Finanze le tabelle che riguardano ovviamente la distribuzione dei soldi, perché non è che metti 165 milioni di euro così, dopodiché facciamoli come dicono gli americani, il copter money, li buttano così a casaccio. Devono essere stabiliti a chi li dai, quando li dai, con che incremento, con che fasce, eccetera, eccetera. Quindi dalla fine di aprile fino a giugno, boh, sparisce tutto. Dopodiché appaiono degli emendamenti che sono inammissibili e il relatore ne fa un altro inammissibile. Ma come ribadivo prima, viene sottoscritto a tutti i gruppi, maggioranza e opposizione. Questa sera, prima di chiudere la commissione bilancio con tutto il pacchetto che riguarda, ribadisco, il Covid, perché prima che ci si dimentichi, il provvedimento di cui parliamo è il DL 3420. 20, ovvero 2020, recante misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che con l'equiparazione c'entra, ribadisco, come i cavoli a merenda. Presentano di nuovo l'emendamento, a questo punto sostenuto da tutti i gruppi, a partire da quello della Lega. Peccato che quello che era stato fatto sottoscrivere negli scorsi giorni, ragionevolmente era giovedì questo, quindi il primo del mese di luglio, era una paginetta. Questa sera appare un emendamento comprensivo di 30 pagine di tabelle allegate.
Dicesi 30 pagine di tabelle senza che ci fosse neanche stata una condivisione o conoscenza di quello che ci sta dentro. Si badi bene, nel frattempo in Senato sta andando avanti il lavoro per il disegno di legge di equiparazione dei vigili del fuoco, ovvero il cosiddetto veicolo principale. Faccio notare che questa è la seduta, ecco qua, questo è il disegno di legge, vediamo se si vede. Troviamo la luce giusta, ed è il 1477, depositato non oggi ma il 30 agosto 2019. Giovedì questo si sono tenute le audizioni per poter procedere sul provvedimento. Questo è un momento delle audizioni in cui c'erano chiamati a parlare e a dare la propria opinione le rappresentanze sindacali dei Vigili del Fuoco. Il sottoscritto era presente, badate bene, del governo non c'era nessuno. Di tutti i fenomeni che adesso a partire da Siviglia si mettono su Facebook a scrivere, non ce n'era presente nessuno. E continuiamo quindi a raccontare palle. Basta, basta. Adesso veramente mi ho piene le scatole. Questi erano altri momenti delle audizioni, in questo caso era Franco Giancarlo, piuttosto che, ecco qua, ancora altri momenti dell'audizione. In quella circostanza, tra l'altro, viene riferito, e vediamo se si riesce anche a sentirlo. Questo per ribadire di che cosa si parlava. Si parlava appunto dell'equiparazione dei 165 milioni. Non ce n'era presente nessuno, nessuno del governo era presente, quindi totalmente se ne sono sbattuti i coglioni. Allora, a fronte di questo dico una cosa molto semplice. Sappiamo che alla Camera hanno fatto casino, hanno lasciato fuori dal decreto legge perché era incompatibile rispetto alla materia qualsiasi tema di equiparazione o qualsiasi cosa che riguardasse i vigili del fuoco all'origine. Presentano un emendamento singoli deputati che viene dichiarato inammissibile perché è estraneo di materia. Il relatore, che è di maggioranza, presenta un emendamento che segue la stessa strada e quindi va a schiantarsi contro un muro. Nonostante questo, chiedono la sottoscrizione da parte di tutti i gruppi, compreso le opposizioni, la sottoscrivono tutti i gruppi la richiesta di riammissione dell'emendamento. Fanno passare praticamente una settimana e il singolo foglio di carta all'ultimo istante diventano 30 pagine di tabelle. Badate bene che in questa stessa audizione tutte le forze sindacali hanno lamentato il mancato coinvolgimento da parte del governo e del ministro, che a tutt'oggi non ha ancora incontrato una volta i sindacati, sulla ripartizione dei 165 milioni. Per cui i sindacati ti dicono in quella seduta: attenzione, perché noi sappiamo che alla Camera c'è questo emendamento, apprezziamo, cosa che ho detto anche io in commissione, che l'emendamento anticipi i tempi per la destinazione dei 165 milioni, quindi per l'equiparazione, però non c'è stata possibilità di sapere che c'è scritto dentro e come sono ripartiti, che cosa dai a chi entra al primo anno, che cosa dai a chi è più anziano, che cosa dai nelle fasi di crescita, alle singole specialità, eccetera, eccetera. Non stiamo parlando di bruscolini, stiamo parlando di 165 milioni. Quando sono attribuiti e distribuiti, il giorno dopo è per qualcuno festa, è per qualcuno festa finita. Però dico, ok, va bene. Questa sera, quando appaiono le 30 pagine, senza neanche una sottoscrizione da parte di un parlamentare, niente, cioè la pagina singola sono diventate 30 e le 30 nessuno le conosceva. L'onorevole Garavaglia, che era presente in commissione, rappresentava la Lega, ha chiesto al relatore, a meglio, i relatori sono addirittura tre in questo caso, al relatore Marattin, piuttosto che Misitti o Melilli, spiegazioni: ma che cosa sono queste tabelle? Chi le ha concordate? Perché a noi non avete detto nulla, le avete concordate con i vigili del fuoco, risulta che i sindacati non ne sappiano neppure nulla. L'ha chiesto anche al governo, ha chiesto anche l'intervento qualcuno, c'era presente il capogruppo dei 5 Stelle Crippa, tutti in silenzio, nessuno ha detto niente. A questo punto il Presidente della Commissione ha detto: ok,
Se questo è l'emendamento che è diventato da una pagina, sono diventate 30, di cui nessuno conosce il contenuto, grazie, arrivederci. Chiuso il provvedimento e questo tornerà ad avere il suo percorso all'interno della legge di definizione dell'equiparazione che è in Senato. Si badi bene che questa sera ho appena saputo la questione, ho riassunto e ho ricostruito tutto il percorso, ho chiamato il Presidente della Commissione Bilancio in Senato e gli ho chiesto un attimo di precisarmi quali sono i termini e i tempi. Se c'è la volontà, il disegno di legge in Senato che riguarda l'equiparazione può essere chiuso entro giovedì questo. Punto. Mi prendo io l'impegno di dire da opposizione, c'è da fare un'ora di discussione sull'emendamento, sul provvedimento ancora? Quell'ora diventa un minuto. C'è da fare, ci sono da aprire i tempi per gli emendamenti, normalmente qualche giorno, un'ora. Presentiamo lo stesso provvedimento così com'è, andando a prendere quello che alla Camera hanno provato ad inserire da incompetenti e lo si mette nel luogo giusto dove ci sta scritto. Vediamo un po' se ricordo bene, perché poi anch'io, sapete, a una certa ora, ci sa mai, qui dentro cosa c'è scritto? Ecco qua la luce, perfetto, così. Delega al governo per l'armonizzazione retributiva previdenziale dei comparti sicurezza, vigili del fuoco, soccorso pubblico per l'ottimizzazione e funzionalità del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo corpo. Allora, se la questione è che qui c'è scritto vigili del fuoco e qualcuno non vuole che il provvedimento dei vigili del fuoco parli di vigili del fuoco, allora ditemi se questa è coerenza. Io dico semplicemente che stanno raccontando per l'ennesima volta fatti, palle per nascondere nei fatti la loro incompetenza. Ribadisco, i soldi sono stati stanziati al mese di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, siamo a luglio. Sono passati N decreti legge. Anche in quest'ultimo, ovvero il DL del 19 maggio 2020, non hanno messo una parola. Presentano emendamenti che sono incompatibili col DL, vengono dichiarati inammissibili, chiedono la sottoscrizione da parte dei gruppi per poterli ripresentare, vengono ripresentati e da una pagina all'ultimo istante diventano 30, comprese le tabelle che nessuno ha visto a partire dai sindacati che hanno dichiarato in audizione di non conoscere il contenuto, ritenendosi anche abbastanza scocciati per questa faccenda, e hanno ragione, perché nel momento in cui si parla di 165 milioni ed è un tema che si discute da 40 anni e non è mai stato fatto, vuoi porca di quella puttana parlarne con chi ne è deputato a rappresentare i vigili del fuoco? Ecco, su questa cosa veramente non ci siamo per nulla. Aggiungo anche che nel momento in cui si fa disegno di legge, come lo stiamo facendo in Senato, ci sono le audizioni, ci si confronta. Nel momento in cui mi presenti un emendamento all'ultimo istante che diventa da una pagina a 30 pagine, compreso le tabelle, non c'è audizione, non c'è discussione, non c'è nulla. Quello che c'è lì dentro lo sa solamente chi l'ha scritto e lo sa il Padre Eterno che cazzo ci ha messo dentro. Detto questo, è questione di raccontare e dire le cose come stanno e non raccontare palle. Perché veramente ne ho piene le scatole di leggere queste meschinità andando a utilizzare poi la loro incompetenza, anzi nascondendo la loro incompetenza dietro attacchi politici che sono pretestuosi e fuori da ogni fondamento. Ancora una volta il signor Carlo Sibiglia scrive: la Lega di Salvini ha appena impedito la distribuzione da luglio 2020 di 165 milioni di incrementi stipendiali per i vigili del fuoco, ritirando la firma e bocciando così una proposta condivisa tra le forze politiche. Ma che cazzo stai dicendo? Se sei tu al governo, perché non l'hai messo nel decreto legge, nel testo originario? Perché il relatore ha presentato un emendamento inammissibile? Perché i tuoi stessi senatori hanno presentato emendamenti inammissibili? Perché dall'altra parte non c'era nessuno a cagare il disegno di legge che riguarda l'equiparazione, che è fatto proprio per questo? Là dentro c'è una delega, lo dico qua e lo confermo, non c'è problema, l'articolo 1 lo si sostituisce istantaneamente, si prende l'emendamento del relatore della Camera e lo si mette dentro in quale Senato.
Giovedì questo può entrare in aula in Senato, punto. Si riuniscono i capigruppo e lo decidono subito. Per quanto riguarda la Lega, mi prendo io la briga di dire che tutto quello che c'è da fare l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo e lo faremo e andremo anche a mettere, ripeto, se c'è da ridurre i tempi di discussione, portarli a zero, i tempi di emendamento, portarli a zero, lo facciamo e questa settimana possiamo essere tranquillamente in aula. Questa sera il senatore Crimi, che è persona molto più seria rispetto al suo collega, Sibilia, ha chiamato il presidente della prima commissione affari costituzionali, onorevole senatore Borghesi, e gli ha chiesto appunto collaborazione per giungere a questo provvedimento. La risposta qual è stata? Senza problemi. Quello che va fatto si fa in maniera corretta. C'è un disegno di legge che riguarda l'equiparazione. Abbiamo concluso la fase preliminare, ovvero adesso dobbiamo passare a quella discussione di emendamento. Comprimiamo tutti i tempi e si fa. Però, gente, basta con questa approssimazione, che poi mi sa tanto che è anche quella di chi, ripeto, senza aver delega dei vigili del fuoco, va in giro a parlare di vigili del fuoco, promettendo a destra e a sinistra l'apertura di distaccamenti come Regione Campania o altre robe del genere. Basta con questi cialtroni, sono stato chiaro? Basta con questi cialtroni. I vigili del fuoco sono persone serie, che conoscono come stanno le cose e se qualcuno pensa di usarli, primo per prendere per il culo i vigili del fuoco. Secondo, per andare a raccontare alla gente delle meschinità riguardo invece l'attività che sta facendo il sottoscritto della Lega sui Vigili del Fuoco, ha sbagliato a capirla, ha sbagliato buco per l'ennesima volta. Capito? Fine dello sfogo. Però veramente su queste cose mi incazzo, perché sentire raccontare le palle così non ci sto. E che dire, buonanotte a tutti. Su sta cosa però domani ci ritorniamo e facciamo un focus opportuno. Grazie a tutti, a presto e ripeto buonanotte.